benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare di extension alle ciglia, perché in tante mi dite spessissimo, soprattutto nei video vlog dove comunque sto senza trucco, molto molto naturale, le ciglia, come sono belle le tue ciglia, che belle ciglia lunghe che hai. E qua, dato che io sono sempre molto sincera, l'ho sempre detto, non voglio segreti con voi, quindi non mi prendo il merito per cose che non sono mie, insomma, perché comunque sono extension, non sono nata con queste belle ciglia, no, sfortunatamente sono molto molto sfigata. E chi mi segue da tanto tempo già lo sa, perché lo dico spesso, non sono la tipa che se qualcuno mi dice: ah, che belle ciglia hai visto, guarda qua che belle ciglia, no, dico no, guarda, sono extension. E anzi, ti do anche dei consigli se vuoi, perché mi piace condividere queste cose, se posso essere d'aiuto a qualche ragazza che aveva il mio stesso problema, perché chi mi segue da un po' di anni lo sa che io praticamente sono sfigatissima sia per le ciglia che per le sopracciglia, sono quasi acigliata a sopracciglia, ne avevo pochissime, quindi vi svelo questo mio segreto per avere ciglia belle. La cosa che mi piace dell'extension alle ciglia, e che anche voi me lo dite, è che comunque hanno un effetto molto molto naturale. Quindi non sembrano finte, infatti tante di voi mi fate complimenti come se pensate che siano mie, no, le ciglia. Ricevo tantissime domande, richieste sull'extension alle ciglia, e quindi adesso vorrei un po' rispondere. Ad esempio, c'era una ragazza che mi ha chiesto: Carita, ci fai vedere la tua routine per la cura dell'extension alle ciglia? Da quanto tempo le fai? Come le curi? Vorrei farne anche io, dato che ho le ciglia sfigatine, anche tu, siamo nella stessa barca, insomma, mi sento meno sola. Poi cosa le rovina, come fai a dormire. E infatti un'altra sotto mi ha chiesto anche lei: mi spieghi cosa fai per avere l'extension alle ciglia e non rovinarle. Allora, io vi dico subito che io ho una esperienza molto consolidata, perché queste extension le ho fatte tantissime volte, e sono tipo 2 anni più o meno che le faccio sistematicamente, e mi trovo benissimo, non ho mai avuto problemi di allergia, nulla, e io sono anche un soggetto allergico. La cosa importante è affidarsi a qualcuno bravo, perché molto spesso si hanno delle esperienze negative e si reputa negativo quel trattamento estetico, e ce la vediamo ad esempio con l'estetista, fra virgolette, e con tutta la categoria delle estetiste, quando invece magari era soltanto quella persona che non era esperta, o ancora più frequente erano i prodotti che usava che non erano di qualità. Io ad esempio mi sono fatta dare questa qua, che è la valigetta che usa Tiziana Stizzo, che è appunto la persona che mi fa l'extension alle ciglia, che infatti ve lo dico sempre, tante di voi la conoscete, che ormai siamo diventate amiche, perché veramente potete immaginare tutte le volte che me le ha fatte, siamo diventate veramente molto molto amiche, quindi ci ho avuto la confidenza di farmi dare una di queste valigette dove ci sono tutti i prodotti che praticamente lei utilizza, perché proprio vi volevo far vedere questa cosa degli ingredienti, volevo guardare assieme a voi la colla, tutte le cose, appunto perché spesso mi viene detta questa cosa: ti metti queste qua, non sono naturali, la colla non è bio, tutte queste cose qua sono dannose, cosa può succedere? Quindi adesso voglio spiegare questo. In questa bellissima valigetta, che è troppo troppo carina, infatti ho detto: no, ti prego, regala, voglio, perché praticamente queste sono valigette che appunto lei vende anche alle persone che vogliono imparare a fare questo lavoro, quindi persone che vogliono fare l'extension per i centri, oppure ragazze che vogliono imparare questo lavoro, e quindi dentro ci sono tutti gli oggettini, questi qua, le spugnettine, i pennellini, questi qua per pettinarsi le ciglia. Questi sono ottimi, ragazzi, questi li uso anch'io appunto nella cura, che tra un po' vi dirò. Io li uso tantissimo per pettinare le ciglia, questi qua, che poi si vendono anche nelle profumerie, comunque si trovano. E poi varie cose, tipo questo qua molto bello di cristallo dove vengono poggiate le ciglia, poi ci sono le pinzettine, e poi ci sono tutte le appunto le ciglia che vengono delle varie dimensioni, tutte le ciglia che sono veramente super super morbide e setose. Questa è anche una cosa importante, cioè queste ciglia, se le toccate, sembrano proprio ciglia vere, non sembrano finte. Quando le metto, ad esempio, non le sento proprio, sono molto molto leggere, perché sembra di avere le mie ciglia, non è che mi sento come se avessi le ciglia finte, è tutta un'altra cosa dalle ciglia finte, sono
come se tu avessi le tue ciglia normali, sono leggere, morbide, quindi assolutamente non le senti e non ti danno assolutamente fastidio, ragazze. Se vi danno fastidio, vuol dire che i prodotti che hanno usato non sono naturali e vi hanno creato allergie. Io vi ho detto, sono soggetto allergico e non ho mai avuto problemi di irritazione e nulla. Quindi, se il trattamento è fatto bene da una persona competente, come ad esempio Tiziana Stizzo che le fa a me, e i prodotti sono buoni come questi, adesso vi faccio vedere, non avete nessun problema. Quindi io sono andata a controllare anche tutti gli ingredienti, perché qua ci sono, ad esempio c'è lo struccante, c'è ad esempio il gel per rimuovere le ciglia, c'è anche la colla per le ciglia, c'è ad esempio anche questo qua che è un pretrattamento per le ciglia. Ad esempio, questo è molto importante, è un pretrattamento che quando ho letto l'inci, vi dovete chiedere, mi stava scendendo la lacrima, sono stata contentissima, che è completamente naturale. Cioè, voi se leggete questo qua, praticamente oltre a allergenico, tutto, anche per chi è allergico al nickel, questi qua li può utilizzare, sono proprio testati contro il nickel. Qua ci sono tutti estratti naturali, ad esempio ci sta anche l'estratto di camomilla, l'estratto di calendula, c'è il gel d'aloe vera, è tutto un primer che serve anche per rafforzare le ciglia, viene messo prima, sulle ciglia prima di applicare le ciglia, e infatti le mie ciglia sotto continuano a crescere. Infatti ogni volta che le vado a fare le ciglia, le mie ciglia non cadono, quelle che vengono rimosse sono soltanto le ciglia che vengono applicate, ma le vostre ciglia non cadono mai, cioè cadono quando devono cadere, perché comunque le ciglia hanno un ciclo vitale, tipo dopo un mese, un tot di giorni cadono, quindi devono cadere, ma non che le, cioè l'extension alle ciglia non fanno cadere le ciglia se fatto bene con prodotti buoni tipo come questi. Quindi questa è la cosa importante, anzi le ciglia sotto si rafforzano, continuano a crescere tranquillamente. E per quanto riguarda la cura delle ciglia, quindi ovviamente avete visto, è fondamentale utilizzare prodotti naturali, quindi io questi prodotti qua, che comunque utilizza la mia, diciamo, estetista, che poi lei non è solo un'estetista, è comunque veramente una professionista anche del trucco, del make-up, eccetera. Lei me l'ha fatti appunto guardare, vi posso dire che ho controllato tutti gli inci, sono prodotti buoni, completamente approvati e che non arrecano nessun danno agli occhi, e ve lo posso dire perché l'ho provato sulla mia pelle da anni, quindi è sicurissimo, sia dalla recensione sia dal punto di vista dell'inci che dell'esperienza, quindi questo è sicuro. Per quanto riguarda la cura delle ciglia, importantissimo, io cerco di non utilizzare molto trucco sulle ciglia, cioè io, dato che comunque mi piace questo effetto molto naturale così, non vado a metterci anche il mascara, perché poi col mascara si ha proprio un effetto ancora più che vi deve piacere, ancora più visibile. Invece a me piace così molto naturale, quindi evito, anche perché così risparmio sul mascara, non lo uso, mi scorcio, faccio prima, e proprio per me è bello questo, l'extension alle ciglia, io l'adoro proprio perché così non uso il mascara. Però se usate il mascara dovete utilizzare uno struccante specifico, come ad esempio questo qua che c'ha lei, oppure comunque uno struccante senza olio, un'acqua struccante, perché l'olio può far staccare le ciglia, cioè non le vostre ciglia, specifichiamo, cioè fa staccare le ciglia che sono state incollate, perché scioglie la colla. Quindi utilizzate uno struccante in base a cosa, un'acqua struccante, vi fece anche il video di un'acqua struccante facilissima fatta in casa. Io a volte, se mi è capitato di metterci mascara, utilizzo quello là, e quindi le ciglia non si rovinano e nulla. Per quanto riguarda il dormire, farsi la doccia, farsi lo shampoo, tutte queste cose qua non vi create assolutamente nessun problema, cioè dovete fare proprio come se non ce l'avete. Io dormo normalmente, mi faccio la doccia, mi faccio lo shampoo, certo c'ho la cura, nel senso che se mi faccio lo shampoo evito di farci andare troppa acqua sopra, soprattutto nei primi giorni. Quando le fai, vi sto dicendo proprio tutto tutto tutto, nei primi 2 o 3 giorni evito di farci andare acqua sopra, i vapori ad esempio, così, perché la colla sta ancora prendendo, dato che è un prodotto molto comunque delicato, c'ha un paio di giorni per prendere, non è aggressiva. Poi passati i primi giorni tranquillamente faccio tutto, faccio shampoo, vado in palestra, insomma a me durano veramente tanto, tipo volte tipo anche 3-4 settimane, poi dipende ovviamente dal come le trattate, le tratto molto molto bene. E appunto, questione del pettinino, pettinaggio, questi
qua sono fondamentali, ve ne basta anche solo uno, non c'è bisogno di tutti questi qua, perché praticamente con questo io me le pettino ogni giorno, anche più volte al giorno, tipo 2-3 volte, tipo quando mi trucco, no? Oppure se mi lavo il viso, così, mi uso il pettinino, quindi me le separo bene e me le pettino, così stanno bene tutte belle ordinate. La cosa che mi piace è che spesso voi fate complimenti e che mi dite, ah, come sono belle, quindi che sembrano naturale, no? Questa cosa a me piace molto, perché non mi piacciono l'effetto finto, a volte l'ho visti da fare delle foto tipo su internet, effetti troppo finti a me non piacciono, quindi sono proprio io a richiedere questo effetto molto molto naturale. Ma se volete ci sono anche ciglia, ad esempio qua, di dimensioni e lunghezze anche maggiori, anche più curvate, anche più lunghe, dipende dai vostri gusti. Mi sono fatta dare anche questo qua, che lei ha fatto tipo un manuale, corso base formazione professionale, perché lei comunque tiene anche dei corsi proprio per extension alle ciglia, per persone che vogliono imparare a farle, quindi veramente è molto molto professionale. E mi sono incuriosita, perché se è scritto proprio tutto, strumenti, vabbè, questo per come realizzarlo, preparazione, però anche per chi lo deve fare è utile, per esempio, a leggerlo. Quindi io me lo sono letto con molta molta curiosità, perché ci spiega ad esempio ciclo vitale delle ciglia, ogni ciglia ha il suo ciclo vitale, come tutti i peli e capelli, non supera 60-90 giorni. Quindi praticamente dopo 60-90 giorni le ciglia, anche le vostre ciglia comunque cadono, è normale, perché comunque c'è un ciclo. E poi spiega come fare, quindi anche per noi, no, che ce lo dobbiamo andare a fare, possiamo leggere qua sopra e capire cosa ci stiamo facendo, cosa stiamo facendo fare, no? Coprire le ciglia, perché viene applicato un patch sulle ciglia inferiori e vengono poi applicate le ciglia sulle ciglia superiori. Ovviamente, cosa importante, è assolutamente indolore, perché molto spesso, a volte ho messo delle foto tipo su Instagram dove avevo questi patch bianchi qua e mi stavano applicando le ciglia e alcune ragazze, oddio che dolore, no ragazzi, assolutamente indolore. Pensate che io quando Tiziana mi mette le ciglia, io mi addormento sempre, cioè veramente mi addormento, perché mi rilassa sta cosa di questo solletico vicino agli occhi, è completamente indolore, anzi è molto rilassante. E appunto questo è il risultato finale, vedete com'è bello, cioè le ciglia vengono tutte belle ordinate, quindi è molto molto indicato ad esempio questo trattamento per le ragazze che devono sposarsi o hanno una cerimonia, oppure come mi sono spiegato non hanno le ciglia e così potete risolvere questo piccolo inestetismo. Io perciò ho voluto condividere questa cosa con voi, perché se potevo darvi un consiglio, cioè, io quando ho scoperto questa cosa veramente mi sono sentita un po' risollevata, perché per me era veramente un problema, cioè avere pochissime ciglia era proprio brutto. Quindi gli errori più frequenti nelle prime 48 ore dopo l'applicazione, cioè i primi 2 giorni, vi ho detto che non vengono fatte queste cose, la doccia, oppure anche se ve la fate, però non dovete far andare il vapore sugli occhi, quindi deve essere una cosa molto rapida. Non bisogna bagnare le ciglia, non bisogna applicare il mascara, toccarsi i primi giorni, no, sugli occhi, e non bisogna andare in piscina, insomma queste cose qua. Quindi queste cose qua non bisogna farle solo per i primi 2 giorni, vi ho detto, poi dopo tranquillamente. Proteggono la ciglia naturale senza danneggiarla, e se rispetta le sedute periodiche, ogni 2-4 settimane di refill, avrà ciglia bellissima a tempo indeterminato. Però applicate senza professionalità, incollate su più di una singola ciglia, oppure ciuffetti, mazzetti, causano danno alle ciglia. Quindi dipende sempre dalla persona, che magari vi mette su una stessa ciglia 3-4 ciglia, è normale che la vostra ciglia sotto si indebolisce, quindi deve essere fatto sempre da persone competenti. Io ho voluto dire la mia, anche sinceramente, non solo per le ragazze che lo vogliono fare, che quindi volevano un consiglio da parte mia, anche sui prodotti, sulla qualità dei prodotti, eccetera, ma anche perché voglio dire a tutte le ragazze che si vogliono approcciare a questo lavoro o che già lo fanno, o in generale tutta la categoria estetista, professionisti della bellezza, dell'estetica, eccetera. Ragazzi, mi raccomando, utilizziamo prodotti buoni, facciamo questo lavoro bene, da persone competenti, perché veramente io ne ho viste tante, ne ho subite anche tante, ed è peccato poi danneggiare una persona che poi rimane scottata, no? Come ad esempio anche il gel per le unghie, dipende sempre dove lo fai, chi te lo fa, quindi non bisogna insomma classificare negativamente. Io so che magari quando uno ha una brutta esperienza può capitare e dice no, è dannoso, magari erano quei prodotti
prodotti dannosi, la persona che te l'ha fatto era incompetente. Quindi qualsiasi lavoro, non solo quello, facciamolo con serietà, con professionalità, utilizziamo prodotti buoni e comportiamoci in modo etico, perché comunque abbiamo a che fare con l'estetica, ma anche con la salute, con le persone. Ad esempio qua comunque stiamo toccando gli occhi, ma anche l'estetista per le unghie. Comunque bisogna fare tutto con serietà e professionalità, è importantissimo. Quindi questo è tutto, ragazzi, spero che questo video abbia un po' esaurito le domande e i dubbi che voi avevate riguardo a questo trattamento, e spero tanto che vi abbia fatto piacere. Se avete ulteriori dubbi e domande, non esitate a lasciarli nei commenti. Vi mando un bacio grandissimo, ciao!